Un saluto nostalgici, sono Capu. Oggi è il 3 novembre 2021. Da 2-3 giorni ho iniziato ancora a usare il camino. Camino uguale legna, legno uguale sporcizia, perché la legna sporca. Quindi non soltanto quando viene bruciata, ma proprio anche quando viene portata vicino al camino, quindi in casa. Dalle immagini che vedete qui scorrere lungo il video, sul video, potete vedere che esteticamente due borse del supermercato con dentro i tronchi di legno, i ciocchi di legno, non stanno per niente bene. Quindi logicamente avrete intuito che andrò a fare una cassa per il trasporto del legno. Questo sarà un video, diciamo, ma sì, una flashata, ecco, chiamiamola così. Per fare una cassa con sotto 4 rotelle non è che ci va uno studio, però insomma cerchiamo un po' di fare una cosa pronti via, anche perché insomma è la moglie che questa volta spinge per avere un qualcosa che sistemi un po' tutto l'ambiente. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo questo nuovo video per la miniserie Progetto Casa. Thank you.
Finito nostalgici, abbiamo finito la cassetta. Come anticipato prima, è la procedura per costruirla è identica alle casse per il progetto mercatino, semplicemente così. In fondo altri non è che un ripiano dell'IKEA, degli scaffali IKEA, proprio fatto e finito, era già pronto praticamente. Quello che ha misure 50x70, una cosa del genere, comunque su quelli più larghi. Poi
non andando, diciamo, in ordine. Abbiamo aggiunto le rotelle, sempre che abbiamo messo queste qua basse, perché avevo queste e vanno bene queste qua, queste vanno bene per il lavoro che deve fare. Poi all'interno ho messo il fondo, il fondino di compensato per non far sporcare sotto. Cos'altro? Le 1, 2, 3, 4, le 4 a 7 sempre ricavate dai ripiani di scaffali IKEA sono stati incollati, erano già pronti. La prima cassetta del progetto mercatino, vedete che è stata fatta così, e anche mi pare la seconda, sì, e anche la seconda. Poi le maniglie, queste qua sono le più semplici e le più efficaci, perché una mano grande come la mia ci sta, quindi insomma ci sta anche qualsiasi altra manina, anche della moglie eventualmente. Sono state fatte forando tre volte, centro, uno di lato, fresa da 30 mm. Abbiamo lasciato da qui a qui dovesse servire, da qui, quindi dall'estremità fino in basso è 4 cm, da qua a qua, poi da qui a qui la metà, da qui a qui la metà, e il resto foro, foro e foro. Altre cose, staffe, così, 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 come anche, dov'è? Di qua, dall'altra parte, staffe per rinforzare e per, sì, rinforzare, diciamo, l'unione tra il fondo e la parete. Infine, ma ripeto, sono cose già viste, queste 2, 4, 6, 8 staffe AL che vengono fissate per unire parete 1 e parete 2, parete 1, parete 2, insomma, per unire le pareti perpendicolari. Ok, allora, anche in questo caso la colorazione, io la chiamo sempre colorazione, sempre come avete visto, fatta a fiamma. Abbiamo calcato un po' le mani qua, la mano qua, logicamente all'esterno, all'interno e sotto, parte sotto, abbiamo fatto giusto una caratina, come vedete. Abbiamo, parlando di interno, bruciato un bel po', ecco, calcato la tinta qua, sia di qua sia di qua, le due maniglie. Questo ci permette anche di togliere tutte le chiamiamole anche sì impurità, schegge, scheggiature varie. Si può passare anche la carta vetrata, infatti avevo passato solo la raspa, e poi una volta bruciato il legno avevo passato un po' di carta vetrata, ma giusto una cosa leggera. Con la fiamma invece si eliminano tutte le scorie, tutte le sbavature di legno, le schegge, quello che ne segue, perché il legno è stato martoriato come al solito a dovere con la spazzola metallica. Come sempre vi ringrazio per la visione, questo breve video. Appuntamento sempre con altri video, progetto casa, progetto mercatino, recycle, insomma, prodotti recycle. Adesso vediamo magari se riusciamo a fare qualcosa. L'appuntamento è sempre con i mercatini dell'usato. Ne farò uno, il prossimo che farò sarà il 14 di questo mese. Oggi ne abbiamo 6, il 6 di novembre 2021. 14, sempre a San Donato Milanese. Sono alla fila 2, mi pare, posto 10 in fila 2. Comunque mi vedete, non potete non vedermi, perché sono l'unico con questi tipi di espositori, queste casse, quindi passate a trovarmi e ci vediamo là. L'appuntamento è anche con un video urbex, torno a fare video urbex, non con la frequenza solita, ma una settimana fa sì, sono andato a fare un giro urbex, quindi il video è in elaborazione, così come le foto, e lo vedrete un attimino, magari uscirà dopo di questo, vediamo un po'. Comunque di video ne ho già caricati,
sono solo da rendere pubblici, quindi continuate a seguirmi, mi raccomando, iscrivetevi numerosi al mio canale, mi raccomando, ricordatevi che nulla si distrugge, tutto si recupera, e alla prossima, ciao nostalgici, un saluto.